Mister Pancaro, domani è ecco, una importante partita, un altro derby, uno dei tanti di questa stagione, e stiamo parlando della prima in classifica, quindi le prossime quattro gare dovete incontrare anche il Benevento, che è la seconda in classifica a pari punti con la Juve Stabia, quindi può essere considerato questo un periodo cruciale per il campionato della Juve Stabia? Ma per noi, come ho sempre detto, quello che conta è la prossima partita, quindi non guardiamo più in là della partita con la Salernitana. Sappiamo di andare a giocare in casa della prima della classe, in uno stadio bello, con tantissimi tifosi loro e tantissimi tifosi nostri. Ci siamo preparati nelle condizioni migliori e quindi siamo fiduciosi. Abbiamo, è scontato dirlo, grandissimo rispetto per la Salernitana, ma anche consapevolezza di quello che oggi noi siamo. E quindi andremo a giocarcela come abbiamo sempre fatto in tutte le partite precedenti, cercando di fare quello che sappiamo. Ieri intanto il Foggia ha avuto la meglio con il Lecce, quindi può provare a rovinare la marcia delle prime quattro in classifica. Proprio la squadra di De Zerbi e la Juve Stabia stanno dimostrando che in questo girone le partite si vincono non solo con i nomi, ma anche mostrando un calcio propositivo, è quello che vedremo anche domani. Sì, fermo restando che io, come ho sempre detto, non guardo in casa degli altri. Ieri è una partita che ho visto, ma solo per il piacere di vedere due squadre che secondo me sono molto forti e giocano molto bene. Noi, come ho sempre detto, pensiamo a noi, a quello che dobbiamo fare noi, e sicuramente cercheremo di andare lì a fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto, consapevoli di avere di fronte la prima della classe, ma anche consapevoli, insomma, della nostra forza. Come tutti hanno risaputo, la Juve Stabia è partita con altri obiettivi, si trova lì ecco, con merito, perché è sotto gli occhi di tutti. Anche lei ha detto nell'ultima conferenza: stiamo ballando, ci piace continuare a ballare. E fra l'altro l'interesse da parte anche di network internazionali come Sky, vediamo l'ultima intervista che le hanno fatto in settimana, sta un po' accendendo i riflettori su questa Juve Stabia. Questo è un fatto positivo da un lato, potrebbe essere un fatto negativo, nel senso che oramai tutti si attendono a una Juve Stabia importante e quindi giocheranno proprio per bloccarla. No, è un fatto solo positivo, perché dall'esterno a noi ci hanno sempre percepito come una squadra importante per il blasone che abbiamo, per ciò che rappresentiamo. Noi invece sapevamo e sappiamo per quale obiettivo eravamo partiti. Se oggi siamo qui a parlare di altro, come ho sempre detto, è solo merito dei miei ragazzi, del lavoro straordinario che stanno facendo. Arrivati qua ci piace stare in alto e faremo di tutto per rimanerci, ma faremo di tutto per rimanerci continuando a fare quello che abbiamo fatto in questi 5 mesi, cioè lavorando a testa bassa, rispettando tutti gli avversari con grande umiltà, ma anche con grande consapevolezza di quello che oggi siamo. Siamo una squadra che ha un'identità ben precisa, che ha un carattere, una personalità ben precisa, che non molla mai. Abbiamo un tifo che ci sostiene, che è il nostro 12° uomo in campo, quindi vogliamo solamente continuare a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Già in mente la formazione tipo in vista di domani? Sì, non c'è nessun tipo di problema, la squadra ha lavorato molto bene, siamo pronti per poter affrontare questo impegno importante. Oltre ai tanti risultati utili consecutivi che sta acquistando la Juve Stabia in campionato, sta conquistando la Juve Stabia in campionato, possiamo dire che domani si può sfatare un altro tabù, uno dei tanti di questa Juve Stabia. Già l'abbiamo fatto a Ischia, ricordiamo che la Juve Stabia, proprio come Juve Stabia, non ha mai vinto a Salerno. Sì, però a noi, come ho sempre detto, i tabù e i record interessano relativamente. A noi quello che conta sono i punti che ci sono in palio domani. Però ai punti che ci sono in palio, noi vogliamo arrivare come ci siamo sempre arrivati, attraverso le prestazioni. Io quello che ho sempre chiesto ai miei ragazzi sono le prestazioni. Poi io penso che il risultato sia una conseguenza di quello che uno esprime sul campo. I punti pochi peraltro lasciati per strada dalla Juve Stabia sono dovuti o a qualche disattenzione oppure a sfortuna negli episodi sotto porta. Invece nei derby si è contrapposto sempre un certo cinismo, incrociando le dita in vista di domani. Come si spiega questo fatto? Ma si spiega che io onestamente non credo nella fortuna nel calcio. Credo nel lavoro, credo che quello che uno semina raccoglie,
E questi ragazzi onestamente sono 5 mesi che stanno lavorando con un'intensità, con una fame e con una voglia che non ha uguali, e quindi oggi stanno raccogliendo quello che è giusto. Parlando sempre di fortuna e scaramanzia, domani, se calcoliamo le 2 gare di Coppa Italia, sarà la 17ª di questo campionato. Lei ci sta pensando oppure non è un tipo scaramantico? No, non ci sto pensando assolutamente, sto solamente pensando a preparare nel modo migliore questa partita.